Buongiorno, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del sistema di sicurezza e controllo per la pineta di Castelfusano. Un sistema tecnologicamente avanzato del quale oggi vi racconteremo. Permettetemi di presentare gli ospiti che sono con me: Alessandro Profumo, l'amministratore delegato di Leonardo SPA, Giorgio Saccoccia, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, ancora Claudio Becchetti, il coordinatore del progetto divisione visione Cyber Security di Leonardo, e ancora in collegamento con noi ci sarà Elodivio, il direttore delle telecomunicazioni e applicazioni integrate dell'Agenzia Spaziale Europea, che punto si collegherà eh, da remoto e ancora ringrazio tutti i presenti in sala e i presenti via streaming. Oggi permettetemi di dire entriamo nel futuro Roma entra nel futuro con questo progetto che eh, abbiamo elaborato in condivisione con dei partner d'eccezione che rappresentano un vero e proprio vanto innanzitutto per l'Italia come ad esempio Leonardo, come ad esempio l'Agenzia Spaziale Italiana e con l'Agenzia Spaziale Europea, ancora in collaborazione con alcune università ad esempio l'Università di Tor Vergata l'Università di Roma 3, l'Università degli Studi dell'Aquila, è stato elaborato un progetto con il quale si mettono a frutto le migliori tecnologie e soprattutto altissime tecnologie finissime delle nostre eccellenze italiane. Voi sapete Leonardo è una società leader nel mondo nel settore dell'aerospazio, della sicurezza, della difesa. Tutto questo viene elaborato per creare una vera e propria applicazione di smart city per la tutela, la sicurezza e il controllo di uno dei nostri polmoni verdi della capitale che è la pineta di Castelfusano. Con questo vogliamo dimostrare, con un modello che sicuramente farà scuola, vogliamo dimostrare quanto quando si parla di Smart City in realtà siamo già nel presente. A Roma la Smart City è realtà. Mi permetto di dire questo perché? perché spesso quando parliamo di smart city, se ne parlava prima tra noi, immaginiamo ci sia qualcosa di, ass sia qualcosa di assolutamente eh, futuro, qualcosa che ancora non è, è ancora da elaborare, invece... A riuscire a utilizzare le migliori tecnologie, tra l'altro nate sicuramente in un ambito eh, particolare come quello dell'aerospazio, come quello della difesa, e portarle, calarle in un contesto civile e di servizi pubblici fa capire quanto non solo queste tecnologie siano avanzate, ma quanto siano duttili e versatili. Che cosa materialmente eh, riusciremo a fare? Con questa grandissima collaborazione e sinergia, noi avremo un controllo in tempo reale di tutto ciò che accade nella pineta. Verranno utilizzati satelliti, verranno utilizzati droni, verrà utilizzata sensoristica non solo per intercettare il più piccolo, eh, anche il principio di incendio che consentirà di far partire l'allarme dopo soli 180 secondi dalla percezione, dal rilevamento di questo principio di incendio, ma si potrà controllare tutto ciò che avviene all'interno della pineta, ad esempio gli ingressi abusivi da parte di automobili evidenti evidentemente non autorizzate, tutto ciò che accade a livello di ordine pubblico, insomma ci sarà un controllo integrato che consentirà veramente di monitorare la nostra pineta 24 ore su 24, di notte e di giorno. E questo voi sapete quanto sia importante anche perché abbiamo avuto l'ultimo episodio davvero grave di devastazione della pineta tra il 2017 e il 2018, un incendio che ha devastato oltre 100 ettari. Purtroppo la pineta è un, uh, un luogo altamente penetrabile, di difficile controllo se questo controllo viene fatto con gli strumenti tradizionali che noi abbiamo implementato in questi anni, ma nel momento in cui si sale di livello e si iniziano a utilizzare tecnologie che consentono dall'alto di monitorare a 360 gradi e veramente 24 ore su 24 tutto ciò che accade, ebbene il controllo diventa, eh, non voglio dire un gioco da ragazzi, ma sicuramente diventa molto più concreto, molto più reale e, soprattutto, consente di creare una vera e propria cabina di regia di tutti i soggetti che operano all'interno della pineta. E quindi penso non solo ai vigili del fuoco, alla protezione civile, ai carabinieri, penso anche alla nostra polizia locale. Tutti vengono coordinati da una sapiente regia messa in atto da questi soggetti che ci aiutano con le loro tecnologie effettivamente a monitorare e intervenire. Ecco questo, direi, che è il cuore del progetto, spiegato in maniera sicuramente molto semplice, non tecnica, non tecnica ma che permette di far capire. Quanto fondamentale sia l'integrazione, la cooperazione tra soggetti anche molto diversi tra loro per il miglioramento dei servizi all'interno delle nostre città. Quindi, io non posso, innanzitutto, che ringraziare tutte le persone che sono qui oggi, chiaramente, tutti i team che hanno lavorato in questi anni. Tutto questo parte da, pensate, da un protocollo del 2018. Nel 2019 abbiamo implementato questo protocollo e oggi siamo pronti a intervenire. Insomma io direi di fare davvero i complimenti a tutti e adesso passo la parola a Elodivio che ci aiuterà a entrare ancora di più all'interno di questo bellissimo progetto. Prego. I a like to great honor and pleasure to be with you today even if it's only virtual. We are not getting used to that. In 2019, Isa Space Solution initiated a dialogue with Comma Capital. The municipality of L'Aquila and the municipality of Torino, with the aim of bridging citizen needs and space technology to provide evidence of the benefits that combine space and 5G technology can offer a lot for local communities. From this dialogue, ISA launched, in collaboration with these municipalities, a new initiative called 5G for L'Art L'Aquila, Abruzzo, region, Rome, Torino. To stimulate the development and showcase of sustainable services based on space and 5G with a use case tailored to those communities. Law enforcement and emergency response, as well as cultural heritage, were the first use case addressed. And several projects were initiated from this related call of tenders. One of them, SES 5G, Secure Environment Supervisor, empowered by satellite and 5G. Is really uh, one that was initiated by law enforcement called for tenders. It is a fully Italian consortium. As we mentioned, the prime is Leonardo, and I will mention you the subcontractors like EGOs, Radiolabs, Sierra Labs Robotic, EPG Easy Personal Guide, and TPS Feria.com. The project is strongly supported by the municipality of Rome and local actors like the Polizia Locale. The State Natural Reserve of the Roman Coast, Protection Civile, Regione Lazio, Fire Brigade. And I would like to thank all of them for their support and involvement in this initiative. This will be uh, supporting the definition, the deployment, and also the pilot of this solution. This solution is addressing the monitoring and the prevention of the fire and illegal action in a wide green area. For example, natural reserves or urban parks. A special focus will be made on the protection and the monitoring of Castel Fusano Pine Forest. It's a wide green area in the Rome wild metropolitan area. Tailored payload systems will be deployed, and operations are foreseen for this area. The solution will provide a common and harmonized system between all involved stakeholders: fire brigade, civil protection. State forest cops, city police, law enforcement authority, just to name a few, and it will combine an innovative manner of several space and non-space technology. There will be a data link leveraging on five G network and satcom antenna fidus to cover urban and remote area. There will be autonomous drones and network sensor IoT that will combine with AI for automated crime and fire event detection. And finally, the PRISMA, hyperspectral precursor of the application mission of the Earth observation data to assess the green area statue and derive data for fire protection. For ISA and more particular for my telecommunication and integrated application directorate, this project represents a bridge between two strategic elements the use of 5G using and the space system for safety and security. It is therefore of a high importance. ESA, the European Space Agency, is really pleased to support the Italian community in cooperation with the industry. Altogether, it's a great collaboration that will help to shape operational and sustainable solutions, which will fill the gap that is currently existing in search field. With all of that, I would like to thank you and wish you a pleasant day. Dopo questo contributo passerei la parola all'ingegner Giorgio Saccoccia, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Grazie Sindaca, grazie della magnifica ospitalità qui oggi. Eh, io penso che sia veramente un bel momento poter raccontare quello che sta succedendo, eh, che in qualche modo è stato già descritto dalla direttrice Elodivio eh, Agenzie che decidono, l'Agenzia Spaziale Italiana e l'ESA decidono di unire le forze per promuovere l'utilizzo eh, multidisciplinare di strumenti che vengono offerti dallo spazio, eh, la capacità che sarà sempre più disponibile grazie all'infrastruttura 5G, eh, intelligenza artificiale, droni un approccio, come dicevo, multidisciplinare per poter, eh, dire, per permettere un processo di eh, avvicinamento dello spazio a a quello che, eh, ai cittadini, insomma alle necessità dei cittadini. Che cosa è successo? È successo che eh, grazie a questa iniziativa, che eh, voglio ricordare è nata qui eh, non più di un anno e mezzo fa, quindi... A dimostrazione del fatto che quando si vogliono fare le cose si fanno molto velocemente è stata raccolta una serie di esigenze che venivano appunto manifestate dalle istituzioni, dal comune in questo caso, e il cervello si è messo all'opera e i nostri, la nostra industria ha proposto delle soluzioni per poter utilizzare appunto strumenti basati sullo spazio, su, su altre tecnologie al servizio di, della protezione in questo caso specifico di un'importante un area uh, da preservare, un'area che viene utilizzata moltissimo dai cittadini, ma questo è solo un piccolo esempio di quello che può essere fatto mettendo a comune tutte queste possibilità. Voglio ricordare che il bando di questo, i bandi legati a questa iniziativa um, si occupano non solo della... Della, eh, di attività come questa di eh, assicurare l'applicazione della, della legge, eh, monitoraggio del rischio ma anche di eh, monitoraggio delle infrastrutture ad esempio, trasporti intelligenti eh, sono tutti strumenti, tutte opportunità che vengono, vengono appunto messe a disposizione dall'utilizzo congiunto di tutti questi, questi strumenti. E quindi lo spazio, come dicevo prima, diventa un qualcosa non più di lontano, di, di immaginario come era, come era tanti, tanti anni fa, ma è veramente integrato nell'attività di tutti i giorni, è a disposizione completa dei, dei cittadini e permette, permetterà di vivere meglio, ovviamente. La, la, la direttrice Vio ha, ha menzionato uh, il satellite Prisma. Il satellite Prisma, che tra l'altro è stato lanciato esattamente due anni fa, ormai facciamo due anni nel satellite dell'Agenzia Spaziale Italiana, che um, utilizzando una, uno strumento innovativo, lo strumento iperspettrale, permette non solo di osservare semplicemente um, come facciamo con i nostri occhi dall'alto il territorio, ma permette di eh, studiarne immediatamente la composizione chimico-fisica perché vogliamo fare queste cose prendiamo un esempio abbiamo parlato di castelfusano osservando una pianta come castelfusano con l'occhio di prisma possiamo eh, renderci conto immediatamente dello stato della, per esempio del contenuto di, di acqua nella vegetazione. Ci interessa questo perché automaticamente riusciamo a capire qual è il rischio di poter vedere gli innescarsi di fenomeni eh, di incendi spontanei o la probabilità che, ahimè, fenomeni dolosi possano attecchire. Allo stesso tempo ci rendiamo conto della salute della vegetazione, questo è molto bello perché possiamo... Capire subito come intervenire per poterla conservare al meglio e così via. Quindi tutti questi, questi, questi strumenti, dalla, ripeto dall'alto, da molto in alto come i satelliti, i droni o, o infrastrutture e sensori di terra, elaborati opportunamente, verranno messe a disposizione immediatamente delle forze dell'ordine, di chi dovrà garantire. Il, la, il fatto di poter utilizzare al meglio questo, questo prezioso ambiente e ovviamente strumenti similari potranno essere a disposizione di, di tutto il territorio nazionale. Come, come giustamente faceva notare la sindaca, le smart cities, che non sono le, le città del futuro, ma possono essere anche eh, i piccoli borghi antichi che vogliamo preservare al meglio, soprattutto da un punto di vista dell'infrastruttura e della connessione. Quindi, eh sì, direi il futuro è arrivato ed è tra di noi grazie a, questa, a questo lavoro congiunto che mi piace l'ultimissima cosa a ricordare coinvolge non solo eh, le istituzioni ma soprattutto l'industria in tutte le sue forme questo progetto è stato Realizzato grazie ai grandi gruppi come Leonardo, grazie operatori di servizi come GEOS, ma anche a piccole e medie imprese, ed è proprio il bello delle attività legate allo spazio oggi, che offrono opportunità praticamente a un'intera filiera di operatori. Grazie. Grazie Presidente. Ecco, proprio questa capacità di riuscire a riunire, a consorziare tanti soggetti rappresenta anche la ricchezza di, di, questo, di questa idea che poi si è concretizzata e ha reso Roma un vero e proprio laboratorio vivente. Passo la parola all'amministratore delegato di Leonardo, l'ingegner Profumo, che ci racconterà più nel dettaglio ancora eh, come funziona questo progetto. E quindi, grazie, la parola a lei. Grazie Sindaca, un, ringrazi... un doppio ringraziamento sia per eh, averci ospitato qua oggi ma per aver avuto eh, la visione di eh, consentirci di realizzare questo progetto, un ringraziamento all'amico Giorgio Saccoccia e, e tramite lui all'Asia e all'ESA che eh, sono partner fondamentali e eh, io poi la parte tecnica la svilupperà qualche collega un collega nostro della divisione cyber ci tengo a riprendere alcuni dei concetti eh, base che eh, sono stati espressi qua oggi intanto è stato detto molto bene eh, dalla sindaca, da Saccoccia, dalla direttrice dell'ESA questo è un progetto che vede una pluralità di partner è veramente una partnership pubblico-privata dove il pubblico eh, è il comune di Roma, attore fondamentale, il pubblico sono asi ed esa, eh, eh, anima agenzie, eh, animali che stanno tra il pubblico e il privato, molto bello come concetto, io credo che questo concetto delle agenzie vada ripreso e, e capito a fondo, l'industria che come è stato detto non è solo Leonardo, credo che questo sia un aspetto fondamentale c'è una filiera di una grande impresa che è stata definita Prime e una serie di medie e piccole imprese che sono altrettanto importanti come la grande impresa, che ha proprio un po' un ruolo connettivo ma che consente di sviluppare capacità e know-how. Credo che questo sia un aspetto a volte un finino sottovalutato per Roma e per il Lazio. Roma tutti noi la riconosciamo in genere come una grande città della storia, dell'arte, della cultura e quant'altro, Roma ha eh, delle eh, sacche importantissime di know-how nel settore aerospaziale e nello spazio in particolare eh, che ne fanno certamente un eh, centro vitale importantissimo. Eh, poi vicino a Roma in effetti in Abruzzo, ma eh, abbiamo anche il Fucino che sappiamo essere il più grande teleporto. Privato mondiale, che è strettamente connesso a quello che facciamo. Ci tengo anche a dire che eh, le ottiche dell'iperspettrale le fa Leonardo, quindi, eh, diciamo è una tecnologia estremamente importante che, come ha detto Giorgio Saccoccia, ci consente di presidiare la qualità eh, della eh, vegetazione in questo caso specifico. Ma eh, ci consente anche di vedere eh, non so, la qualità e l'inquinamento delle acque. Abbiamo fatto degli esperimenti sul lago di Bracciano piuttosto che eh, capire cosa succede nella Terra dei Fuochi, perché eh, è una tecnologia che di fatto ci consente di vedere le caratteristiche chimico-fisiche di ciò che osserva fino a una profondità, soprattutto nell'acqua, di una decina di metri. Ovviamente nel terreno è molto diverso. Questo per dire che eh, l'Italia ha capacità importanti in questo settore e molte di queste capacità sono basate qua nel Lazio eh, e credo che questo a Roma e nel Lazio credo che questo dico Lazio perché anche a Pomezia abbiamo delle strutture, credo che questo sia molto importante perché torna a dire tutti noi eh, ne parlavamo in occasione di un ultimo incontro quando parlavamo della Tiburtina Valle con la sindaca, dobbiamo eh, anche rilanciare e apprezzare l'idea di una Roma città tecnologica, non solo città della storia dell'arte eh, questo per noi è un progetto estremamente importante perché mette insieme diverse capacità eh, che sono fondamentali per poter eh, utilizzare queste tecnologie in un concetto di smart city, un insieme di sensoristica eh, diversa eh, che ha più livelli dal più lontano, quello spaziale al più vicino, eh, quello dei droni, ma anche di, eh, eh, di, di sensoristica, eh, cosiddette Internet of Things, no? eh, di, di sensori eh, sulla Terra piuttosto che eh, eh, sistemi radar, infrarossi e quant'altro. Raccoglie una grande miriade di dati. Eh, manda questi dati in una centrale che poi vedremo, la centrale la rielabora queste informazioni e consente all'uomo di prendere delle decisioni con grande rapidità e avendo già eh, fatto alcuni percorsi eh, che eh, diventano eh, fondamentali per accelerare al massimo l'assunzione della decisione. Credo che questo sia estremamente importante. Poi nel sistema si possono integrare, ad esempio, capire dove sono tutti i mezzi che possono realizzare un pronto intervento, perché possono essere collegati e quindi accelerare anche moltissimo. Io penso sempre a quei poveretti che sono morti a Rigopiano perché non si trovava il, lo spazzaneve, eh, voglio dire, con un sistema di eh, sensori, cioè dove sono tutti gli spazzanevi disponibili in questo caso non abbiamo la neve ma parliamo di necessità di portare mezzi antincendio però diciamo, consentire una gestione integrata delle informazioni può essere vitale ad esempio per spegnere un incendio nel momento in cui parte o bloccare delle persone che in modo abusivo sono entrate nel parco o quant'altro tutto questo perché... Lo considero bello, poi scusatemi io ho un po' di passione per questo tipo di attività perché fanno capire come la tecnologia sia un qualcosa che può migliorare la qualità della nostra vita nel giorno per giorno. Cioè, quando dedichiamo delle risorse finanziarie per queste attività non stiamo sprecando risorse ma stiamo consentendo a tutti noi come cittadini, a tutti i nostri per la sindaca, suoi cittadini, ma tutte le persone che vivono in un'area territoriale, eh, di poter migliorare la qualità della propria vita grazie al fatto che c'è una tecnologia disponibile per fare questo. Penso che tutti noi dobbiamo continuare a investire su questa strada proprio per consentire di, come dico sempre, fare di più con meno risorse, perché alla fine risparmiamo anche eh, delle risorse che sono fondamentali allocandole in altre attività perché ottimizzando eh, la, i processi decisionali i processi gestionali possiamo veramente fare di più con meno risorse finanziarie e allocarle ad altre iniziative che sono eh, altrettanto importanti e altrettanto vitali. Quindi veramente Sindaca grazie perché ci dà questa opportunità e credo che sia importante per tutti noi. Ringraziando eh, l'amministratore l'ingegner Profumo che ci ha aiutato a capire la, la ringrazio perché mi ha anche promosso ingegnere che mio padre sarebbe molto contento eh. perché io ho fatto economia e commercio quando non gli ho detto che non Questa... facevo ingegneria non mi ha salutato per sei mesi quindi... io, <ride> io questo non lo sapevo diciamo che mi sono messa d'accordo mio padre modo... sarebbe stato contento se avessi, fatto ing... eh? se avessi fatto economia e commercio quindi ci scambiamo allora torno indietro, ringrazio il dottor Profumo comunque diciamo con un, un, un po' di Nozioni anche ingegneristiche Ma ci hanno aiutato a capire eh, con parole anche abbastanza semplici per i non esperti del settore come funziona questo progetto. Invece adesso andiamo a vedere più nel dettaglio con l'ingegnere. Stavolta è vero eh, Claudio Becchetti, coordinatore del progetto divisione Cyber Security di Leonardo. Prego, Buongiorno. Sindaca Raggi, buongiorno. Dottor Profumo, buongiorno Ingegner Saccoccia e buongiorno a tutti. Innanzitutto un grazie alla Sindaca che ci dà l'opportunità di presentare questo progetto e anche un grazie per l'ottima presentazione del progetto. SES5G è un progetto che ha l'obiettivo di dare sicurezza ai cittadini nelle aree verdi, come, in che modo, potenziando la capacità degli operatori attraverso la tecnologia, una tecnologia particolarmente innovativa. Il progetto si focalizza sulla pineta di Castelfusano, che è un polmone verde molto apprezzato a Roma. Mille ettari, 300.000 abitanti che ruotano attorno al, a questo parco. È un parco sicuramente molto bello, ma con dei ma. Quali sono i ma? Eh, purtroppo, il, il, purtroppo la vegetazione è particolarmente fitta, vi sono centinaia di piccole radure totalmente isolate, sicuramente bellissime ma che pongono dei problemi significativi, per esempio di abbandono di rifiuti, di insediamenti abusivi e non solo quello, perché per esempio un innesco in una di queste... Eh, piccole eh, aree, eh, si propaga rapidamente a tutto eh, la pineta. Eh, nel 2000, era stato citato eh, l'incendio di qualche anno fa, ma nel 2000 addirittura il 30% della pineta è andata distrutta con un innesco. Eh, la questione è che nella pineta, peraltro, non si raggiungono temperature da autoinneschi, e quindi sostanzialmente... Tutti gli inneschi sono di origine umana. Normalmente di media abbiamo sette incendi ogni stagione estiva, sostanzialmente un incubo. Quindi abbiamo da una parte abbiamo gli insediamenti abusivi, abbiamo l'abbandono dei rifiuti, abbiamo gli incendi. A quel punto ci si potrebbe chiedere, eh sì va bene, ma allora possiamo aggiungere più sicurezza, possiamo aggiungere più sorveglianza? Sarebbe un po' inefficace perché non possiamo mettere un sorvegliante in ognuna di queste centinaia di radure, sarebbe proprio del tutto inefficace. Ecco perché abbiamo il progetto SS5G che è un progetto sviluppato e promosso da Leonardo e da TP Sferiacom. Leonardo è il coordinatore. Perché Leonardo Leonardo nel Mondo è l'azienda che ha tutte le componenti più significative per la lotta agli incendi bostivi. E abbiamo quindi da, da oltre 30 anni abbiamo le sale di controllo, abbiamo, da decenni abbiamo le comunicazioni fra gli operatori, sviluppiamo e produciamo, e in più tutte le altre componenti, cioè gli elicotteri antincendio, gli aerei antincendio, eh, i droni di grande capacità, i satelliti. Ecco, è importante sottolineare che il progetto e il modello Castelfusano lo abbiamo recentemente scalato a livello europeo, proprio inserendo in quel modello gli aerei, gli elicotteri i satelliti e con lo sponsorship del, di Roma Capitale del Ministero dell'Ambiente e di molti dei ministeri che abbiamo a livello europeo che ci hanno appoggiato in questa soluzione perché il modello Castelfusano può essere veramente un game changer Changer, come si suol dire a livello europeo, perché può veramente ridurre significativamente gli incendi a livello italiano e a livello europeo. Ecco quindi, Leonardo, come diceva il dottor Profumo, ha molta tecnologia, però ha individuato una serie di partner che avessero della tecnologia molto particolare e puntuale. Eh, eh, qui eh, vedete citate i partner. Eh, abbiamo quindi GEOS per quanto riguarda i servizi satellitari, Siralab per i droni e PG per la componente antincendio, eh, però non lasciatevi ingannare da questi nomi perché non sono i semplici droni o la semplice tecnologia antincendio, poi ne parliamo. È qualcosa di molto diverso e molto più innovativo. Abbiamo Radiolabs per le comunicazioni e TP che è anche il promotore del progetto che si occuperà di tutto questo complesso sistema. Allora, il punto è, che dobbiamo creare uno scudo di sorveglianza sulla pineta. Come lo facciamo? Eh, come è stato citato, eh, dobbiamo eh, utilizzare dei sensori, utilizziamo dei sensori nello spazio, nello spazio aereo, nello spazio dei satelliti, nello spazio aereo, i droni e poi sul territorio. Partiamo quindi dai satelliti, è stato citato l'ingegnere Saccoccia Prisma, eh, due anni, ha il nostro sensore iperspettrale, eh, qual è il senso? Un po' il senso l'ha dato eh, l'ingegnere Saccoccia, senso, eh, questo sensore è in grado di vedere le emissioni eh, delle, delle piante, della vegetazione, sostanzialmente la luce che emette nel visibile e nell'infrarosso e da questo ci consente di capire il livello di clorofilla e di acqua. Eh, queste informazioni sono giustamente come ha detto l'ingegnere Saccoccia, eh, ci dicono qual è il rischio di incendio, noi ci facciamo qualcosa di più però con questa informazione. Perché da queste informazioni noi richiamiamo una mappa che ci dice dove e quando un incendio può avere più impatto. Scherzosamente la chiamiamo la mappa del piromane, ma ha un suo senso, del piromane professionista, perché il piromane professionista è colui che sa esattamente dove e quando appiccare l'incendio. Ecco che allora dare queste informazioni agli operatori significa dargli una information superiority, una superiorità informativa, perché gli eh, operatori possono a questo punto orientare la sorveglianza in punti specifici della pineta. Ecco che allora abbiamo una funzione di deterrenza molto significativa. Eh, non solo questo, abbiamo anche e un satellite di comunicazione perché lo usiamo? Perché nelle emergenze spesso si hanno blackout di comunicazione e le infrastrutture di trasmissione eh, cadono, ecco che il satellite diventa molto utile. Sostanzialmente noi che cosa facciamo? Inviamo un segnale dati verso il satellite e il satellite agisce come una sorta di specchio e lo rimbalza in un'area dove le comunicazioni funzionano. E questo è importante perché così noi siamo sicuri che tutti gli operatori che devono ricevere quelle informazioni le conoscono. Eh, passiamo avanti, quindi abbiamo detto i satelliti, scendiamo nello spazio aereo a 20-40 metri dalla superficie, abbiamo i droni. Ecco, non sono i droni quelli convenzionali, eh, le amministrazioni recentemente si stanno interessando molto dei droni, perché? Perché sono uno strumento ideale per la sorveglianza, sono delle telecamere che volano sostanzialmente, però c'è un però. L'amministrazione, se si vuole dotare di questa capacità, deve acquisire competenze, addestrare i piloti, deve addestrare i manutentori, gestire questa tecnologia. Ora, un'amministrazione che ha già ha poche risorse deve occuparsi di gestire il territorio, non di gestire i mezzi per gestire il territorio. Ecco perché introduciamo un drone che ha una tecnologia completamente diversa da quello che normalmente si utilizza, vi avrete letto tutte quelle parole, sono tutte delle funzioni che il drone ha per un motivo particolare, perché l'operatore che cosa fa con questo drone? L'operatore semplicemente dice al drone vai in questo punto, sorveglia quest'area. E basta. Oppure dice al drone guarda, mi serve tu a mezzanotte, devi fare questo giro di pattuglia di notte, farmi vedere chi è presente in quell'area, farmi sapere se per caso in quell'area ci sono persone che non dovrebbero esserci, quindi segnalamelo. E questo è tutto quello che fa l'operatore. Tutto il resto lo fa il drone che è autonomo e che ha tutte quelle funzioni che servono a far sì che non le faccia l'operatore. E quindi, per esempio, forse l'avete visto nel filmato iniziale: si vedeva questo drone che usciva da una sorta di eh, palo della luce. Quindi il drone, per esempio, si autoricarica. Il drone è in grado di vedere gli ostacoli, quindi ha dei meccanismi anticollisione. Il drone è in grado di capire quando volare e quando non volare per le condizioni meteo. Il drone è in grado e capire dove andare e dove non può andare perché è pericoloso e quindi non si deve muovere. Ed altro aspetto importante, il drone è più sicuro di un pallone da calcio e quindi è un drone estremamente sicuro ed è un drone invisibile già a 40 metri. Il dottor Profumo diceva appunto dobbiamo anche individuare dei partner, piccole e medie aziende con tecnologie innovative. Ecco questo è un caso, è una tecnologia brevettata che sostanzialmente non esiste ma il valore poi di Leonardo... Ed integrare tutti questi sistemi all'interno di un sistema unico che l'operatore può utilizzare. Quindi, droni, scendiamo a, terra, scendiamo a terra e sorvegliamo il perimetro. Questo è il perimetro di Castelfusano. Abbiamo una serie di sensori che ci fanno capire eh, se ci sono autoribate che entrano all'interno della pineta, se ci sono mezzi che entrano in aree dove non dovrebbero entrare, ma ci segnalano anche altre cose, per esempio spari, per esempio urla, per esempio assembramenti che sono utili in periodo di Covid, quindi segnalano una serie di elementi che sono critici per gli operatori. E in più ritorniamo agli incendi, c'è incendi, una regola fondamentale degli incendi, più tardi si interviene, più acqua è necessaria per estinguere l'incendio stesso. Quando si interviene troppo tardi, a quel punto l'incendio diventa incontrollabile e a quel punto bisogna far sì che l'incendio bruci tutto il combustibile, quindi tutta la vegetazione. E questo è quello che è successo nel 2000 in buona sostanza. Allora cosa facciamo? Introduciamo un sensore che entro tre minuti è in grado di individuare automaticamente un focolaio, un fronte di fiamma di qualche metro quadro, sostanzialmente un barbecue. Quindi a 15 km di distanza, con questo sensore, riusciamo a coprire un'area di 300 km quadrati. Per chi conosce l'area, arriviamo fino a Fregene, quindi Fiumicino, e sud, fino sostanzialmente a Roma Sud. È un grosso aiuto. Immaginate lo scenario. Lo scenario è questo. Abbiamo quindi, per esempio, il piromane che accende un innesco, Appena abbiamo un paio di metri quadri di fronte di fiamme, il sensore automaticamente manda l'allarme a tutti gli operatori coinvolti nel piano antincendio boschivo. A quel punto il direttore delle operazioni di spegnimento può vedere cosa sta succedendo e può ordinare, il sistema automaticamente invia le coordinate verso l'elicottero con un errore di 35 metri. Quindi immediatamente vengono inviate le coordinate, appena il direttore delle operazioni dice ok puoi partire. L'elicottero eh, sale, carica la, la cisterna, la cosiddetta benna, 500 litri, e a quel punto l'incendio è spento. Considerate che è una tecnologia che effettivamente, con degli studi si vede, può ridurre drasticamente gli incendi in un'area. È una tecnologia molto particolare, anche questa brevettata, eh, però ci aiuta, ecco sempre una piccola media azienda, che ci aiuta con una tecnologia molto particolare, però il valore è integrare tutto questo. Quindi avete visto parecchi sensori, satelliti, in aria droni, molte informazioni, molti sorgenti video e questo è un problema. Troppe informazioni. Troppe informazioni, eh, probabilmente lo viviamo nella vita di tutti i giorni: quando abbiamo troppe informazioni, eh, abbiamo quello che si chiama sovraccarico informativo, information overloading, che gli studi dicono che ci crea stress da una parte e ci riduce la capacità di decisione, che è un problema in una sala di controllo. Ecco che allora dobbiamo introdurre uno strato aggiuntivo fra i sensori, fra tutta questa miriade di informazioni e le sale di controllo e l'operatore. Ecco che noi abbiamo una serie di algoritmi di intelligenza artificiale, abbiamo algoritmi di business intelligence, interrogazioni con banche dati. Cosa fanno tutti questi algoritmi? Prendono tutte queste informazioni e segnalano agli operatori solo gli eventi significativi. Idealmente vorremmo una sala operativa con tutti i monitor spenti. A un certo punto c'è un evento, un incendio. A quel punto si accende il monitor e compare una mappa con il punto dell'incendio, tutte le immagini, non solo sugli operatori di sala operativa, qui lo vedete sulla sinistra di questa slide, ma anche. Sul territorio, perché noi daremo anche dei terminali smart per far sì che gli operatori sul territorio possano vedere la situazione. Questa si chiama superiorità informativa e consente di gestire un evento in maniera con un'efficacia molto superiore perché all'inizio le squadre devono senza questi sistemi devono andare sul posto, capire che sta succedendo, e capire come agire in sicurezza. Tutto questo tempo viene tagliato perché hanno già tutta la situazione, e possono immediatamente intervenire e coordinarsi. Ecco, questa è una mappa che fa vedere quello che si vede adesso, poi lo vedremo anche nell'altra sala operativa X2030 e riassume un po' gli scenari, i possibili scenari. A sinistra vedete l'incendio, è effettivamente quello che si vede su una mappa della, eh, della sala di controllo. All'interno vedete dei terminali che si muovono normalmente, sono le posizioni degli operatori in campo e quindi è molto facile per la sala di controllo chiamare gli operatori, fare... normalmente in emergenza si crea un gruppo per poter collocare una sorta di Whatsapp vocale da decine di anni che questa è la procedura standard e quindi possono creare un gruppo per gestire al meglio tutte le emergenze. Qui vedete anche l'acqua, delle situazioni critiche, un'autorubata degli assembramenti, del, dei droni che per esempio individuano delle persone che non dovrebbero essere in quei punti. I droni peraltro hanno anche le telecamere all'infrarosso e quindi possono vedere anche di notte che è una cosa molto utile in Pineta. Ecco, eh, Esa però ci ha chiesto anche qualche altra cosa. Ci ha chiesto di capire il valore di questo progetto oltre. Il discorso del valore sullo specifico territorio. Ehm, allora, do un dato, un, un termine, e il termine è periodo medio di permanenza del turista, che è un elemento molto importante per una città: basta un giorno in più di questo periodo medio, che nella si crea molta ricchezza, si crea molta occupazione giovanile, eccetera. Allora, questo sistema, il valore di questo sistema è proprio questo, cioè un'area sicura, un'area protetta, può far sì che il cittadino eh, che il turista possa decidere di rimanere un giorno in più in un'area e oggettivamente Castelfusano merita. C'è cioè una villa di Plinio, c'è cioè una villa del I secolo, insomma, merita tutto questo. Ecco allora il senso di questo progetto: non solo quindi mettere in sicurezza un'area, ma anche sperimentare un modello dove si può creare più occupazione, che è una cosa importante, in un periodo anche di recovery fund: più occupazione, più ricchezza per il territorio. Io a questo punto concluderei con questa foto che è la sintesi un po' di tutto il progetto. È una foto dove eh, ci sono dei ragazzi che giocano nella pineta che sono tranquilli perché poi l'obiettivo di questo progetto è far sì che i cittadini possano giocare tranquilli all'interno della pineta in maniera sicura e, e grazie a degli operatori che sorvegliano con una tecnologia che c'è ma è una tecnologia che non si vede. E questo credo che sia la sintesi più bella con questa immagine. Ringrazio la Sindaca e ridò la parola alla Sindaca. Grazie. Grazie, ingegner Becchetti. A questo punto, dopo aver anche fatto una full immersion, direi, nella parte più tecnologica, nel cuore di questo progetto, di questo sistema, chiedo se ci sono, passiamo alla parte delle domande, per cui se ci sono domande. Sì, buongiorno. Allora c'è una domanda da Luisa Monforte, Agenzia Nova, per la Sindaca. Chiede da quando partirà la sorveglianza e se sono necessari i protocolli con le forze dell'ordine o altri enti. Grazie. Eh, raccogliamo anche altre domande? Per ora c'è solo questa, grazie. Allora, il protocollo sarà materialmente operativo a partire da giugno-luglio, quindi da quest'estate. avrà eh, Chiaramente, in questa fase è un protocollo sperimentale, avrà la durata di un anno. È evidente che eh, in realtà abbiamo già connesso tutti i soggetti che si occupano di controllo del territorio, di repressione, monitoraggio, insomma, sono tutti, come dire, pronti a partire e quindi sostanzialmente ci siamo. Non ci sono altre domande, quindi grazie, grazie a tutti. A questo punto, prima di concludere, davvero un grande ringraziamento a tutti. Come avete visto, questo è un progetto che ha messo intorno a un tavolo tantissime eccellenze italiane ed europee e lo fa. Per portare la più alta tecnologia in realtà al livello di un'utilità pratica e concreta dei cittadini. Come è stato detto, la massima sicurezza senza in realtà eh, sistemi visibili o percepibili. E questo veramente ci aiuta a migliorare la, nostra, la qualità della nostra vita. Roma si presta ad essere un laboratorio vivente. Io sono davvero orgogliosa che queste grandissime eccellenze abbiano voluto sperimentare qui un progetto così così raffinato permettetemi di dire e così utile davvero grazie, grazie a tutti grazie